Ciao ragazzi e ragazze, Cokenas The King nel mio canale. Eccoci qua tornati con un nuovissimo video, il quindicesimo episodio del nostro Let's Play su Watch Dogs 2. Nel mentre che io recupero una macchina, no, il taxi non mi piace. Io vi dico subito che innanzitutto vi ringrazio perché il tredicesimo è stato l'episodio più visto, mentre lo scorso è stato il più bestemmioso. Non voglio neanche l'autobus. Bella quella macchinina, vieni qui, vieni qui, vieni qui. No, scappano entrambe. Che figli di puttana, non scappate, non scappate. Aspetta che forse posso bloccarlo. Oddio, perfetto, l'ho frenata. Ehi, frena di nuovo. Coglione. Ciao. Allora ragazzi, attiviamo la missione principale, secondaria. Ancora questa abbiamo anche nel mondo, va bene, andiamo. Aspetta il prossimo lancio della Galilei. Cioè, cosa dovrei fare? Dovrei girare a cazzo per la mappa aspettando che si faccia l'orario giusto? Ragazzi, è chiaro che ci sarà il classico taglio e poi ci rivedremo direttamente quando la missione finalmente la potrò attivare. Poi non posso neanche fare un'altra missione nel frattempo perché sono tutte secondarie. Cioè, senti tu, CNN dei poveri, non mi interessa niente delle elezioni. Io voglio il fottuto razzo che parta. One eternity later. Perfetto, mi ha contattato Ray. Il razzo è quasi pronto al lancio. 1900 metri, quindi altro taglio e ci rivedremo alla fine. Cioè, giudicate l'effetto, sembra sterrato, ma sono proprio intera battuta. Oddio. Io l'ho ucciso, scusami amico. Entriamo che fra poco ci gusteremo lo spettacolo. Camminiamo. E adesso parte il videozzo con i nostri amici. Comunque devo dire che lo stile della ragazza è figo, a me piace. Anche quello di questo qui col cappuccio verde non è male, dove l'ho detto. Dai, adesso esplode. 3, 2, 1. Che è successo? Dov'è il video mentre esplode? Non c'è, non me lo fanno vedere. Oddio, riesco a vedere lo spazio così giustamente infiltrato. Infatti, il centro d'arte della Bloom nel Delaware. È un paradiso fiscale. Brava la Bloom, complimenti, eh. Facciamoli cagare sotto. Un po' tutto il mondo prende. Io cazzeggio nel satellite, ma non mi sta dicendo effettivamente io cosa devo fare. Ah, eccolo qua, Dublino. Giustamente io ero a San Francisco. Come potevo beccare la Bloom a San Francisco? Non ero a Dublino. Qui c'è un server che non posso creare perché manca la chiave. Ah, ok, perfetto. A lei ha la chiave, ma non posso hackerarla. Questo lo hackeriamo, vediamo cosa succede. Ah, sì, ok, per farla uscire. Perché mi sa che quella è una stanza iperprotettiva. No, esce sto stronzo. Vediamo, facciamo suonare anche questo. Dai, ragazze, esci. Perfetto! Quel poco di spiraglio è stato più che sufficiente. E adesso prendiamo sempre questa telecamera e lo hackeriamo. Lei parla in inglese, però con l'accento irlandese. Giustamente. Abbiamo già finito? Cioè, ci è bastato hackerarli per terminare tutto? Meglio così. Allora, Dublino sblocca tutti questi punti, ok. Poi non posso andare. Prendiamo l'altro satellite che gira ancora. Ok, Seul. Perfetto. Figo questa che parla in coreano. Telecamera ovunque. Stai dicendo tutto voi? Io ancora non sto capendo nulla. Se mi date un'istruzione ben precisa. Disattiva la rete elettrica. Dov'è la rete elettrica? Allora, usiamo la nostra visione. Ok, hackera. Hackera, c'è hackera, hackera e hackera, bene. Loro stanno calcolando che c'è un surriscaldamento. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Sì, amico, ti sto facendo riscaldare tutto. Fra poco prenderete anche a fuoco. Ma non è che dovete essere veloci nell'attivarli tutte e sei contemporaneamente. No, ma sono tutti attivati. No, questo non è attivo. Mi sa di sì, deve essere tutti e sei attivati contemporaneamente. Attivato, tutto attivato. Poi guadagno anche bene, $124.000 l'anno. Questo è 99. Sto rimanendo qui come un coglione, non c'è niente che mi aiuti. Nessuno. Credo si sia buggato, ragazzi. Perché non mi fa più andare avanti. Ho tutto impazzito, fatto sta che ancora da qui non riesco ad andarmene. Ho anche riavviato il checkpoint perché credo si fosse buggato prima. Dai, che state per scoppiare, su. Non rompete i coglioni. Obiettivo completato, grazie, finalmente. Ho sperperato 6 minuti della mia vita per questa parte del cazzo. Non lo so cosa ho combinato. Fatto sta che togliendo la corrente a loro, praticamente ho combinato un macello. Ma non mi frega molto. Nel senso, io voglio completare la mia missione. Ma ragazzi, ma quello di prima non me l'ha tolto, vero Dublino? Perché se no in caso lo rifaccio. No, me l'ha tolto. Vabbè, lo rifaccio in 2 secondi. La prossima è Dubai. Giustamente, tra i cammelli, gli sceicchi e tutto quanto. Mortale, infatti. Sì. Vabbè, Dubai, diciamo che come tecnologia non è male assolutamente. Ci sono tanti server a cui serve una chiave. Dov'è adesso, però? Ah, lì. Ok, allora facciamo così. Prendiamo questa telecamera. Questa telecamera pure. Ok, devo creare questo. E mi sblocca tutti gli altri server. Hackerato. Prendo questa telecamera.
E hackerò anche questo. Ed era la missione, comprometti la banca dati, ok. Così loro non potranno recuperare le informazioni definitivamente. Questo lo hackeriamo pure. Ok, caricamento virus. Obiettivo anche questo completato. Eccolo lì il Delaware. Finalmente siamo entrati. Stiamo entrando. Bellissimo. I droni. Sono una struttura molto carina esteticamente. Non posso entrare. Mi sembrava troppo facile. Adesso dove che si entra? Ah, con le telecamere magari. Esatto. Hackeriamo qui. Bellissimo questo cambio di energia. Io li amo questi cambi di energia, veramente. Guarda, faccio le missioni solo per averne uno. Questi li dobbiamo tutti sbloccare, perché poi tutti assieme sbloccheranno il pezzo finale. Questo lo giriamo, questo lo giriamo, carino, questo lo giriamo. No, vabbè, comunque si sbloccano lo stesso. Davvero? Anche questo, ok, questo è sbloccato. Bravissimo, finalmente. E che cazzo, anch'io sognavo di dirvelo da tempo. Andatevene a fanculo. Dimmi che mi sono incartato qui. Allora, facciamo così. Sblocchiamolo per così. Perché questo mi serve. Facciamo così. Così. Così, bene, sbloccato. Questo non è ancora sbloccato. Questo devo girarlo così. E questo così. In modo tale che questo sia appunto sbloccato. Questo lo giriamo per così, questo per così. E questo è sbloccato. E arriva qui. Bene ragazzi. Adesso. Ma quanti ce n'è? Oddio, ma ce n'è un'infinità. Giustamente non girandomi non mi raccordo. Ma queste qua sembrano più semplici, almeno a prima vista. Sono solo questione di tempo. Ok, questo è sbloccato. Bene, mi porta qui. Adesso io questo... la vedo un po' più difficile già. Contorsione, veramente. Che devo rifare tutto da capo per rigirarli. Veramente. Sono proprio malati quelli che si inventano sta robe. Proprio. Oh, però ce l'abbiamo fatta, eh. Questo lo sblocchiamo. Questo lo sblocchiamo. Questo lo sblocchiamo. Ok, qua. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. La rendena sbloccata. Adesso recuperiamo i dati. Il ricordino finale prima di evaporarli. Ah, ah, è una sorpresa. Cosa? Cosa? Secondo me è una donna nuda. Missione completata. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Eccoci qui alla reunion. I nostri amici. Loro mi chiamano bastardo perché sono affezionato a me. È una bestemmia. Possiamo considerarla tale? Cioè, parte adesso un video dove praticamente si parla di libertà e giustizia, no? Delle persone trattate con dignità, no? Cioè, non è che queste cose mi fa parlare di politica, perché non è voi parlare di politica, anche non è neanche politica, no? Però, ragazzi, la sorveglianza di massa non è proprio libertà. Perché ricordatevi sempre che è la libertà della privacy, la privacy è un diritto. Comunque, missione completata, abbiamo impiegato quasi 45 minuti per farla. E se avessimo un po' di tempo, se non fosse lenta la prossima, direi anche che ne possiamo fare un'altra. Mi sa che ci aspetta un altro viaggio, eh. Nuova operazione disponibile, fregato. Facciamo così, l'attivo. Sperando non sia troppo lunga. In gondola del secco la che spazio, ma è già qui. Ma chi è che l'ha creata sta prossima missione? Ma ci voleva trollare. Cioè, immaginate uno che non l'avesse attivata subito, no? Che si fosse fatto un giro per la mappa, no? Magari anche per Oakland. Io penso che bestemmi tipo 20 volte nel giro di 4 secondi. Per sprint, neanche Germano Mosconi. Comunque, parliamo con Bray Wyatt. No, non mi interessano queste missioni online, per favore. Che i cinesi non hanno già hackerato la dorsale satellitare. Cioè, mi stai dicendo che la Cina ha hackerato la Bloom? Interessante, perché giustamente la Bloom credo che avesse abbastanza tecnologia anche per monitorare chi la stessa creando. Perciò, secondo me, loro sanno chi c'è dietro, cioè noi. Gli hacker cinesi, ragazzi, nella realtà ci sono gli hacker russi, qui gli hacker cinesi. Ah, già finita? Potere pecorone, operazione disponibile. Ah, due missioni principali disponibili. Esamina i container vicino alla Bay Bridge. Ok, andiamo. Anzi, no. Non so, perché la vorrei finire, ma... già un po' tanto, 48 minuti. La volta scorsa ho fatto 1:07, lo so. Potrei continuare per altri 20 minuti. Ma essendo che stiamo andando verso il fine gioco... preferisco portarvela la prossima volta. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Bella!